Il Guru Cristo, Serafino. Se cercherai dentro di te potrai trovare le verità basilari che arrancano per arrivare alla tua coscienza. Mettiti tranquillo, lascia che la caratteristica divina che c'è in te operi la ricerca. Non fermarti davanti alle presunte bestemmie o eresie. Sono state inventate per relegarti nel mondo della plebe, ma abbi il coraggio che ti viene da Dio stesso. Ti ha dato tutto il necessario per farsi comprendere e tu, timido e subordinato, non osi. Se Dio potesse, si rivolterebbe nella tomba del suo fallimento, ma le cose non stanno così. Perché di nulla sei mancante, non c'è errore in te, c'è solo la paura di dover giustificare dei pensieri troppo osé, come se arrivassero da qualche posto al di fuori di Dio. Molti uomini, per compiacere Dio e se stessi, non osano attraversare la grande acqua. La paura di non essere gradito a Dio è come sempre uno degli ostacoli che più di altri rallenta il cammino. Il guru molte volte viene dotato di facoltà paranormali che fanno di lui uno strumento terreno capace di operare sulla materia. Il Cristo era un guru con dei poteri, ma se non avesse avuto quei poteri, sarebbe diventato il Cristo? Sono stati i poteri a determinare la nascita della religione cristiana? Si possono avere dei poteri pur non essendo un guru? E chi ha dei poteri, che cosa ne fa? Quali sono le astuzie per soddisfare il bisogno egoistico ed essere contemporaneamente in pace con la propria coscienza? Non si deve dimenticare mai che la caratteristica umana contiene in sé anche il bisogno di essere amati. Per le religioni, tutti gli dèi amano essere amati, pregati e adorati, e se lo possono fare loro, figuriamoci l'uomo. Non è il potere concesso temporaneamente a fare di un uomo un guru, ma la capacità che il guru ha di vibrare con quella vibrazione che gli permette di comunicare con la dimensione K. Ma la plebe crede più ai miracoli che alla verità. Questo noi lo sappiamo. Ecco perché alcune volte è necessario dare corpo alle parole attraverso il potere sulla materia. Ci sono delle persone che vengono adorate perché hanno le stigmate, ma non vengono adorate quelle che vibrano nella dimensione K. Nessuno deve essere adorato, nemmeno Dio. Contemplato sì, né pregato né adorato, ma solo contemplato nella sua immensità. Dio non gradisce e non si schifa. Dio è in noi come noi siamo in Lui. Dio non premia né perdona. Ogni idea della verità è soggetta al sorriso. Ogni enfasi perpetuata è un freno all'evoluzione. Se esiste l'evoluzione, esiste il movimento e quindi anche il presente. La coscienza dell'anima percorre il tempo. Nel tempo ogni esperienza può essere compresa. Nessuna esperienza va perduta. A nessun essere vivente è concesso di punire, ma solo di essere uno strumento nelle mani della legge. La punizione non è decisa da alcuno, è colui che si sente colpevole, che sente il bisogno di purificarsi attraverso un karma doloroso. Non sempre una colpa si trasforma in karma doloroso. È sufficiente capire il dolore arrecato per evitarsi l'effetto. Basta chiedere perdono con l'anima.